Allora, io adesso lascio la parola al professor Bienati e sempre alla zona Rauli, che introducono il tema dei ritratti d'archivio, per il secondo dei volumi che presentiamo oggi, e relativi sempre alla storia del Novecento e in particolare ai cittadini e alle cittadine ebrei in Italia. Grazie per aver consentito questo modo un po' particolare di essere presente. Inizio con una piccola provocazione. Continuiamo a parlare del futuro della memoria, uno dei temi più importanti in questo giorno della memoria. Abbiamo paura che nei testi di studio, a scuola magari, sempre più andando avanti nel tempo, sempre meno righe potranno essere o verranno utilizzate per raccontare il periodo della deportazione nazifascista, che poi coincide con la Shoah, il Porrajmos, la deportazione politica, la deportazione degli internati militari. Proprio andando a vedere il testo, no, della legge che istituisce il giorno della memoria. E mi piace ricordare che i giovani che organizzavano le rivolte armate nei ghetti nel 1943 nella Polonia occupata dai nazisti dicevano: dobbiamo guadagnarci una riga nei futuri testi di storia. E partendo da questa provocazione, come poter fare memoria riappropriandoci delle storie, conoscendo le storie e visitando gli archivi con anche i nostri ragazzi, con i nostri studenti, non solo luogo per personale specializzato all'archivio, ma è luogo che avvicina a una storia fatta di storie. Una storia fatta di storie è proprio questo testo, Ritratti di archivio di Luciano Rauli, che raccoglie alcune delle testimonianze cartacee date dai documenti, da delle lettere, da delle deposizioni, nelle quali si è battuta negli anni nei quali ha collaborato come volontaria con l'archivio del CEDEC. 12 quadri, 12, io li chiamo 12 canelli. Quando ne ho curato la prefazione c'è stata una simpatica querela tra me e lei, perché io ho detto che a me sono dei quadri che ricordano quasi con le loro pennellate, con le loro sfumature, i quadri dei macchiaioli, no? Magari bisogna un po' allontanarsi, allargare il campo, allargare l'orizzonte per riuscire a vedere il quadro d'insieme. 12 volti, 12 storie che in maniera anche interessante Luciana vuole concludere con la storia di un non ebreo giusto tra le nazioni, ok? È un personaggio molto molto umile, questo Andrea Schivo, che operava come agente di polizia penitenziaria presso la casa circondariale di San Vittore, un luogo importante per la deportazione da Milano, ci dimostra la scomodità delle scelte, un libro che è pieno di scelte, e abbiamo sotto i nostri occhi le scelte delle vittime, e qui abbiamo una scelta operata da chi? Pur essendo un pubblico ufficiale rappresentando lo Stato nel quale erano state vergate, dal quale erano state vergate dapprima le leggi razziste del 37 contro i cittadini dell'Africa orientale italiana, ma diciamo che non avevano scosso la coscienza di nessuno, poi quelle del 38 con il loro crescendo che porterà al 40 all'apertura dei primi campi aperti dagli italiani per i cittadini ebrei stranieri presenti in Italia, o ebrei sospettati di attività antifascista, apolidi, cittadini stranieri. Ecco, in questo crescendo il nostro Andrea Schivo si troverà
anche a operare in quel territorio che è la Repubblica Sociale Italiana, che fuga ogni dubbio su come ci si debba comportare con coloro i quali erano italiani ebrei, ma oramai dal 38 erano ebrei italiani o ebrei in Italia, dicendo che gli ebrei appartengono a una nazione nemica, a una razza nemica, e come tale razza straniera da considerarsi nemiche, da come tale trattarsi in tempo di guerra. Avete poi menzionato prima la Farini Guidi del 30 novembre del 43, e voi immaginatevi sempre quest'uomo che fa parte delle guardie carcerarie, come erano chiamate allora, la gente di polizia penitenziaria, che dovendo sceglie comunque di operare per il bene, pur indossando la sua uniforme e agendo in un luogo dove il bene sembrava essere negato. È una scelta che interroga molto anche il lettore, no? Soprattutto il lettore che non appartenga alla comunità ebraica. Tante volte ci siamo detti: cosa avrei potuto fare io? Ecco, ognuno ha quello spazio di piccola libertà nel quale può scegliere quale posizione prendere. Mi viene in mente quella dichiarazione di Tatiana Bucci anche 2 settimane fa, quando eravamo in Polonia col ministro e i ragazzi del Ciobertati di Lecco, quando ha detto: a me sarebbe piaciuto che qualcuno mi avesse detto chiedo scusa perché ho scelto di stare dalla parte sbagliata. Andrea era dalla parte sbagliata e ha scelto di fare il bene. Questo è interessante. Vedremo anche tante altre scelte, no? Nelle 11 storie precedenti c'è quella di questo Pitti Grilli, che è Pitti Grilli di Nocera, un personaggio interessantissimo. Fatto contattare la fondazione perché lui prima ha citato una querela con me. Bene, è stata una delle tante, perché in realtà noi siamo diventati amiconi con gli anni, ma amiconi, però tra di noi le famose baruffe chiozzotte, no? Sono all'ordine del giorno. E quindi insomma, non è stato casuale che in quel caso ce ne sia stata una, questo tanto per riempire il vuoto. Sono qua davanti a lei perché dobbiamo ripristinare il collegamento con te. Ok, va bene. Lui ha citato il caso di Andrea Schivo, di questo eroico, era un agente di custodia di San Vittore, che appunto, come ha detto Andrea, ha scelto il bene. Ma la cosa interessante è che nella storia non avremmo saputo assolutamente niente e sarebbe morto nel silenzio. Se, di nuovo, un'altra coincidenza, noterete che parlo spesso di coincidenze. Bene, io, come ha detto prima Enrico, ho lavorato per 20 anni come volontaria presso l'archivio storico del CEDEC, del Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea. Stati 20 anni bellissimi, perché poi un archivio storico non è un ambiente grigio, polveroso e noioso, no. Quello era un ambiente luminoso e carico di interesse. E in quei 20 anni il mio lavoro consisteva nel prendere documenti, nel prendere mucchi di documenti, riordinarli, prima fase, e poi catalogarli. La catalogazione che poi veniva fatta tramite database che cambiavano ogni 2 anni, questo è un altro discorso. Ma la catalogazione, che significava la ricostruzione storica del personaggio, la sua inquadratura storica, per forza di cose comportava una certa ricerca storica che io non ero assolutamente abituata a fare, che però per forza di cose
ho dovuto fare, ho imparato sul campo. Bene, attraverso questo lavoro, mentre mi occupavo delle carte della comunità ebraica di Milano, un lavoro lunghissimo che ha comportato e durato due anni, dal mucchio di carte è emerso un foglio stracciato da un quaderno che rischiava anche di andare perso, e lì c'era scritto che ed era firmato in corsivo, era scritto a macchina e firmato in corsivo da 5-6, non ricordo più, agenti di custodia di San Vittore che ricordavano l'eroismo di questo loro collega. E c'era anche scritto che questo loro collega, per il bene che aveva fatto, era stato arrestato e deportato. Era subito balzato all'occhio questo documento. Immediatamente sono andata a vedere, dicevano che era stato deportato a Flossenbürg, dove era morto per le percosse subite. Esistono i registri di Flossenbürg. Sono andata a guardare e nei registri c'era proprio Andrea Schivo, con la conferma che era morto. Quindi era un documento autentico, vero, e immediatamente l'ho raccontato a tutti, insomma, un documento che è piaciuto poi a tutti. Poi, qualche anno, non mi ricordo se l'anno dopo, due anni dopo, il CEDEC aveva organizzato a Palazzo Reale a Milano una mostra sui Salvatori, e siccome sapevano che io mi stavo occupando delle carte della comunità, mi stavo occupando in archivio di queste cose, e mi avevano detto di scegliere i documenti più belli da poter esporre alla mostra.